di qua. Ehi. Ciao. Amore, cazzo, siamo in ritardo. Vabbè, non sapevo che mettermi. Dai, muoviamoci, sennò ci danno via al tavolo, dai. Sì, ok, ma dov'è questo posto? Dai, è quel ristorante in campagna che ci ha consigliato Franci. Ok, mi guidi. Vai, ti guido io. Non lo so. Non lo so. Marti, ehi, guardami. Andrà tutto bene, ok? Andrà tutto bene. Cazzo, via. Ah, che mangiata che mi sono fatto, sono strapieno. Ci crede, ma è andato come un maiale. Per forza, era tutto buonissimo. Comunque, questo non mi fermerà. Amore, ma nessuno di due ha casa libera. Vabbè, siamo in mezzo al nulla. Amore, che fai? Devo fare benzina, vado a secco. Non mica 10 euro. No, l'ho finiti. Dai, Marta, ti prego. Dobbiamo continuare. Mettiamoci qui. Ma sei sicuro? Sì, sì, mettiamoci qui. Non ci vedrà nessuno. Ma non saremo troppo vicini alla strada principale. Ma che... stai tranquilla. Che ci fa qui? Io te l'avevo detto. Ma non poteva andare in un qualunque altro posto. Perché? Ehi. Oh. Togli la torcia. Mica 10 euro? No, li ho finiti. Se vuoi ci voglio io da prestarti. Davvero? Sì. Grazie. Di nulla. Due ragazzi, lui 20 anni, lei 23, sono stati ritrovati senza vita in un borgo di un paesino toscano, vicino ad Arezzo. Vi sono evidenti segni di colluttazione su entrambi i corpi. Si pensa siano stati uccisi con un oggetto contundente. Le autorità, che stanno ancora indagando, hanno rinvenuto la loro macchina poco fa. Che storia del cazzo. Davvero, ma qua vicino mia. Poi. Mamma mia, orribile. Io a volte non so cosa passi per la testa alla gente, davvero. Orribile. Che mi stavi dicendo, scusa? Ah, sì, niente, sostanzialmente ti stavo dicendo, ero con Gianni, no? Si stava andando in centro, abbiamo parcheggiato la macchina. Lui è sceso, poi lo sai, ha un po' la testa fra le nuvole lui, no? E allora si è girato col telecomando per vedere se aveva chiuso la macchina. Nel momento in cui si rigira, pam, prende un palo in faccia che ce la lascia, te lo giuro, una cosa allucinante. È un coglione come sempre. Oddio!